Emanuele Fiano, che rappresenta una forza che allora, anche allora, era al governo, Ferraresi era un vostro sottosegretario del governo giallorosso, ma anche rispetto alle considerazioni che faceva Azzurro sul reato di tortura. Guardi, io appena viste le immagini mi sono alzato primo parlamentare in aula, avrà visto, e ho chiesto immediatamente che il ministro della giustizia venisse in aula a riferire. Non ho sbagliato a indicare in quel mio intervento di 48 ore fa la richiesta esplicita, trasparente e chiara di tutta la catena gerarchica che ha permesso quelle immagini devastanti, indegne di un paese civile, che noi abbiamo visto, che abbiamo potuto vedere grazie a uno scoop giornalistico, e dunque perlomeno ho avuto la soddisfazione di vedere che poi la ministra ha convocato una riunione, che ha chiesto a chi sta sotto di lei esattamente di sapere le cose che noi abbiamo chiesto con un intervento immediato in aula. Rabbrividisco a sentire la risposta del sottosegretario Ferraresi oggi. Ovviamente a noi singoli parlamentari non è dato sapere quello che sanno nei ministeri. Mi auguro che la ricostruzione della ministra Cartabia, anzi ne sono certa in quanto grande custode dei principi essenziali e fondamentali scritti nella nostra Costituzione, che la ricostruzione della ministra Cartabia non guardi in faccia a nessuno, a nessun livello tecnico o politico che sia. Per quanto riguarda il reato di tortura, non sono d'accordo con Zurlo, perché vorrebbe dire che nel nostro paese allora, visto che persistono molti reati di furto in appartamento, e sia stato inutile includere il reato di furto in appartamento. Sono orgoglioso che nel nostro paese abbiamo inserito dei reati come quello del femminicidio o dello stalking, anche se magari non siamo riusciti ad incidere ancora nelle percentuali terribili di accadimento di questi reati. Sono molto orgoglioso che si sia ragionato ed inserito la questione del reato di tortura, perché certo, quantomeno nelle democrazie civili nessuno debba sentirsi. Ritorno.